Vince, si diverte, convince. È il Palermo di Eugenio Corini. In questa 30ª giornata in panchina c'era Salvatore Lanna, vista la squalifica dell'ex, appunto, giocatore, peraltro, dei Rosanero. Ragazzi, è una vittoria incredibile, quella che abbiamo ammirato questa sera nel più classico anticipo del venerdì sera, che ha aperto la 30ª giornata del nostro amato campionato cadetto, della nostra amata Serie B. 5-2 per il Palermo di Eugenio Corini contro il Modena di Attilio Tesser. Vittoria all'andata, vittoria al ritorno, tre punti fondamentali per quanto riguarda il proprio obiettivo personale per la formazione rosanero, la qualificazione ai playoff. Ragazzi, il Palermo c'è, il Palermo vince e convince, ma soprattutto diverte il pubblico del Renzo Barbera. Va due volte sotto in questo anticipo che ha aperto l'11ª giornata del girone di ritorno, il 7° e 8° gol, il 3° gol consecutivo di Luca Strizzolo sicuramente alimentano in negativo la serata del Renzo Barbera. Prima Gennaro Tutino, gol e assist per l'ex Parma, uno dei rinforzi della sessione invernale riguardante il calciomercato. Impatta l'ex, appunto, giocatore peraltro di Cosenza, Hellas Verona e Salernitana, uomo promozione della Salernitana di Fabrizio Castori due anni fa, ragazzi, dal pareggio di Gennaro Tutino all'assist per il 4-2 firmato da Giuseppe Aurelio, l'ex Pontedera e Imolese, che completa una serata perfetta per la formazione rosanero, coronata con il primo gol stagionale dell'ex Cremonese e SPAL Luca Vido, l'ex attaccante della Cittadella, ricordato con grande affetto 7 giorni fa dai suoi ex tifosi dopo i 6 gol tra Cremonese e SPAL dagli 11 metri a chiudere una serata davvero perfetta per il Palermo di Salvatore Lanna, che ha sostituito al meglio l'ex, peraltro, giocatore rosanero, colui che sta cercando di riportare dove merita la formazione rosanero. 42 punti in classifica, 5° posto almeno per una notte in compagnia di Pisa e Regina e Cagliari, e superato in questo momento il Parma di Fabio Pecchia, fermo a 41 punti, fermo a 38 invece la Modena di Attilio Tesser. Vittoria all'andata, vittoria al ritorno dopo il blitz esterno lo scorso 29 ottobre in quel dello stadio Braille, nella prima sfida tra neopromosse in cadetteria, dal rigore di Matteo Brunori al raddoppio che aveva portato la firma da parte di Nicola Valente. Il campanile da centrocampo a cercare lì davanti Tutino, che alla fine comunque premia Valerio Verre anche grazie all'errore clamoroso del duo Gagno Ucada. Ecco, questo sicuramente è l'episodio che ha definito, che ha inciso nel match per la formazione di Attilio Tesser, dopo un gran bel primo tempo in cui la formazione emiliana, in cui i canarini, come detto, erano stati avanti per ben 2 volte. Dopo appena 4 minuti con il 10° assist stagionale con il sinistro a imbeccare proprio l'ex Pordenone e Cittadella da parte di Tremolada, l'assist per Strizzolo che batte Pigliacelli in uscita con uno splendido elegante tocco sotto. La reazione rosanero comunque non si fa attendere con l'errore di Gagno, e peraltro anche comunque alimentato dall'errore di Ucada, l'imbeccata di Verre per tutti in una posizione di offside. Non sarà comunque l'unico gol annullato all'interno dei 90 minuti in quel del Renzo Barbera.
Palermo che cerca in tutti i modi di poter rientrare nel match, l'assist di Gomez per Soleri che aveva comunque una certa pressione lì davanti vista l'assenza da parte di Matteo Brunori, pesava l'assenza dell'attaccante italo-brasiliano, 14 gol in questo suo debutto in Serie B per l'ex Virtus, Entella e Juventus, under 23, uomo promozione, colui che sta cercando comunque a suon di gol, di prestazioni, di poter comunque e ricambiare la fiducia del club rosanero che lo scorso anno lo ha riscattato dalla Juventus. Tornando al match, il tiro con il destro strozzato da parte di Edoardo Soleri sull'assist di Gomez al 12esimo è un Palermo che ci crede, è un Palermo che però rischia a più riprese di subire il gol del doppio svantaggio, grande chance per Magnino sull'errore da parte di Graves con il tentativo sul primo palo dove Pigliacelli comunque non ci sarebbe potuto arrivare. Il gol del pareggio nasce da un'inventiva di Verre, altro acquisto nel mercato di gennaio, Verre che imbecca per Soleri l'assist per il compagno di reparto nella serata della Renzo Barbera, Gennaro Tutino, la deviazione di Per Greffi per battere Gagno per l'immediato pareggio rosanero. Passano appunto 4 minuti e il Modena si riporta in vantaggio con il secondo assist di serata da parte di Tremolada, sono 11 in stagione per l'ex Ternana, e Brescia colpo di testa vincente di Strizzolo sul primo palo ad anticipare sia Nedel Sereanu come nell'occasione del primo gol, ma soprattutto Matteo, e a battere Pigliacelli per il nuovo vantaggio dei canarini in quella del Renzo Barbera. La ripresa però è un vero e proprio monologo rosanero. Ci sono 3 gol in 12 minuti dal pareggio al 46esimo sulla cross di Valente dopo il gol all'andata, l'assist per il colpo di testa, terzo gol stagionale decisivo lo scorso 5 febbraio per l'ultima vittoria rosanero contro la regina di Pippo Inzaghi, il gol appena entrato in quell'occasione dopo il gol su Tirol in quel del Druso per un punto d'oro. Ragazzi, ancora una volta Edoardo Soleri 2-2 al Renzo Barbera, è tutto in perfetta parità, ma il Palermo ci crede e sull'errore clamoroso questa volta da parte del duo Gagno Ucada, palla alzata, campanile di Valente al limite dell'area di rigore, non si capiscono né Ucada né Gagno, c'è però l'intervento con la gamba ad anticipare i due giocatori della Modena da parte di Valerio Verre che dopo il gol da centrocampo, l'Eurogol, la prodezza contro il Frosinone, deposita in rete il gol del 3-2 che completa una pazza rimonta rosanero. Altra palla in avanti controllata al meglio da parte di Gennaro Tutino, cross all'interno dell'area piccola, colpo di testa vincente di un quasi debuttante Giuseppe Aurelio, colui che è entrato nel corso del secondo tempo contro la Ternana, titolare in quel del tombolato, titolare anche questa sera, una vera e propria sorpresa del duo Corini-Lana in questa seconda parte di stagione, l'ex Pontedera e il Molese 4-2, colpo di testa a battere ancora una volta Gagno. E poi, come detto, c'è soprattutto anche la parte nella finale dopo i cambi con l'entrata in campo di Segre, Vido e Damiani, il penalty per il fallo commesso all'interno dell'area piccola sull'asse Segre, Vido che si procura il calcio di rigore con una grande freddezza, batte anche e Gagno per il momentaneo e poi anche definitivo 5-2 dopo i 6 gol tra Cremonese e Spal, la prima gioia stagionale con la nuova maglia, con la maglia rosanero nella finale dopo 2 grandi chance non sfruttate per
strizzalo per la tripletta personale, il palo di Giovannini e poi altra chance con la sforbiciata uscita davvero di pochissimo da parte di Segre per una 6-2 che avrebbe davvero avuto del clamoroso, ma comunque una 5-2 indimenticabile per il popolo rosanero in questo più classico anticipo del venerdì sera che ha aperto l'undicesima giornata del girone di ritorno. C'è, vince, torna al successo, vince, convince il Palermo di Eugenio Corini. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.